Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati dalla Pallacanestro di Reggio Calabria. Nel frattempo inquadriamo verso su, sono arrivati i ragazzi da Vibo Valentia, pronti a sostenere i colori nero-arancio della Pallacanestro Viola. Il progetto sta diventando sempre più regionale, c'era stata l'Ogres, il signor Simonetti, oggi è il turno della Pallacanestro Vibo di coach Claudio Todero, appassionatissimo di pallacanestro e piatto appetitoso. Più che appetitoso, Pallacanestro Viola Reggio Calabria contro Siax Piazza Armerina. Si sta abbeverando il reggino Marco Laganà, classe 1993, probabilmente insieme agli Asaitis di Capo d'Orlando, il giocatore più rappresentativo del torneo. Piazza Armerina è stata la regina del basket mercato, un mercato sontuoso, fino al momento non rispettato dai risultati, ma parliamo di una squadra in crescita assoluta, allenata da coach Diamante, che sembra aver cambiato partita dopo partita, specialmente le ultime due, a dirla tutta, anche perché la vittoria all'overtime ottenuta al Palo Alberti contro Barcellona è il fulgido esempio della caratura di una formazione dove spiccano i nomi del fuori categoria Paolo Rotondo, contratto biennale per lui, tanti trascorsi in Serie A2 e in Serie B, ce lo ricordiamo a Ragusa con tanto di assist sotto le gambe a un compagno di squadra, ce lo ricordiamo alla Fortuna Agrigento, ma non solo, per non parlare di Raivis Cherbiskis, tiratore micidiale, mano fatata dalla lunga, giocatore atipico, può giocare praticamente 5 ruoli, che abbiamo ammirato alla Basket School di Messina in C-Gold, uomo mercato anche lui, strappato alla concorrenza, anche se il suo cammino con Piazza Armerina è stato più che tortuoso, considerando che il giocatore era stato rilasciato e poi prima di una partita in Sicilia, lui era a Reggio Calabria per un breve periodo, è stato ripescato dalla formazione siciliana. Saluto il mio amico Tonino Quattrone, permettetemi un saluto particolare al mio amico Pietro che si sta riprendendo da un piccolo intervento, il piccolo Pietro che è venuto qui accanto a me a fare la telecronaca nella partita scorsa, sono sicuro che sarà collegatissimo e sono sicuro che potrà esultare per una partita che promette scintille. Saluto Daniele da Parma, saluto anche tutto il corpo tecnico del Pallacalafiore, ben venga ragazzi, vuol dire che c'è attaccamento a questa struttura, so che ci sono delle migliorie in corso. Saluto Mario Filianodi con i cuoricini nell'arancio, saluto tutti voi ricordandovi che al termine di questa sfida saremo ancora in collegamento per le due partite di Serie C unica. Arriverà Luigi qui a Pallacalafiore, io poi viaggerò alla volta del Palumaca, insomma è una grande serata della Reggio Calabria Sportiva, ci auguriamo possa essere una grande e bella partita partendo da qui, poi del resto parleremo successivamente. Ovviamente andiamo con le formazioni, saluto anche Gigi che è super esperto, ormai me lo ritrovo ovunque tra basket, pallavolo, futsal. Un saluto a Gigi da Palmi, ma anche da Castelfranco Emilia, un caro abbraccio a te, salutiamo Marco e un saluto particolare a Stefano che mi ha inviato tutto uno schema molto preciso e molto dettagliato su come sarà la seconda fase, io durante le mie cronache proverò a raccontarvele. Partiamo dalle formazioni, partiamo da Piazza Armerina con la speranza che questa sera FipStats funzioni, ieri c'è stata qualche defiance per l'applicazione federale. Nel frattempo lo speaker Gianni Tripodi manda in campo le due formazioni, col numero 5 Timmy Aguzzoli, col numero 7 da stilo Ilario Simonetti, col numero 10 Yusupa Conte, col numero 11 Mateja Maksimovic, col numero 12 Emin Mavric, col numero 17 la new entry Giovanni Cessel, col numero 22 col nuovo look di capelli il fantastico Omar Zek, col numero 23 il capitano Thomas Binelli, col numero 34 l'asso ucraino Ilya Tirkiznik e il numero 37 da Reggio Calabria Tommaso Russo, l'allenatore sorprendente Federico Cigherini, l'assente Sebi D'Agostino, e si vanno a abbracciare i due staff tecnici, coach Diamante e coach Eccato, allenano la formazione
di Piazza Armerina e ovviamente ci attendiamo possa essere una sfida da leccarsi i baffi per Piazza Armerina. Parlavamo di Rotondo, parlavamo di Marco Laganà, argomentiamo anche che c'è un grande assente, ovvero Mirko Gloria, nativo della formazione della città di Piazza Armerina, purtroppo out a causa di un problema sicuramente risolvibile, ma che lo sta lasciando fuori dal terreno di gioco. Un grande in bocca al lupo a Mirko Gloria. Per quanto riguarda il resto del roster, c'è uno dei playmaker che mi piacciono di più in questo campionato, ovvero il fantastico Occhi Pinti, ve lo ricordo a Gela contro Don Bernardo, e sinceramente è un piacere vederlo in campo. Nel frattempo ultimissimi canestri, prima di salutarvi tutti, qui la platea continua a riempirsi, ragazzi, c'è tanta gente al Palacalafiore, come detto ben trovati gli amici della Pallacanestro Vibo di Coach Todero, ben trovati al Palacalafiore, e ci auguriamo possa essere una grande sfida. Accanto a me c'è un mio amico d'infanzia che è venuto a trovarmi, che segue sempre lo sport reggino da lontano, da quel di Arezzo, ma chiaramente il suo cuore è sempre battuto per i colori nero-arancio, quindi ringrazio già lui, è qui accanto a me, come ai tempi di Siena, come ai tempi della Serie A, insomma, è un grande piacere averlo qui, speriamo possa essere il talismano di questa serata. Giocate ieri, Castanea Basket perde il derby contro Basket School Messina, nonostante il nuovo innesto, ovvero Incitti, ex Fortuna Messina, ex Lamezia, un gran bel tiratore mancino, che sicuramente era una grande mano al team di Dani Baldaro. E poi c'è stato il successo della Virtus di Ragusa contro la Bim Bum Basket Rende, vittoria che lancia in classifica, sulla vetta della classifica, la formazione Iblea di Coach Gianni Recupito. E insomma, Ragusa a questo punto attende come nero arancio notizie dal Pala Alberti di Barcellona, dove si gioca il big match assoluto di giornata, senza nulla togliere dalla partita che stiamo per commentare, ovvero la gara tra Barcellona e Capodorlando. È un derby pazzesco, non si giocava da tantissimi anni, dove battono cuori di gente realmente iperpassionale che ha vissuto anni straordinari. Qui, come giustamente ha scritto il post della Siaz Piazza Armerina, c'è un'atmosfera quasi cattolica, quasi sacra, come hanno scritto giustamente nel post, perché sono passati, insomma, giocatori straordinari. E questa città, dal punto di vista cestistico, trasuda la storia che un po' tutti noi vorremmo riconquistare. Tocca vestirsi di umiltà, tocca non fare polemica sui social, tocca accontentarsi di partire passo dopo passo, e probabilmente un domani si potrà parlare di ben altro. Siamo prontissimi qui in Tetti. Tra un attimo arbitra un fischietto di Calabria, ovvero Matteo Migliaccio da Catanzaro, che io ricordo giovanissimo come atleta giovanile della SMAF Catanzaro, un escalation per lui, è un arbitro che si è fatto da solo con tantissimi sacrifici, è un arbitro importante per questa categoria, e questa sera sarà affiancato da un collega, anche lui giovane, sto parlando ovviamente del signor Paolo Filesi di Chiaramonte Guelfi, provincia di Ragusa. Siamo prontissimi, il numero 34, numerazione alla Giannis Antetokounmpo, il Tetichnik. Lo dico soltanto per provare a sciogliere la mia lingua, anche perché di cognomi impronunciabili nel basket ne esistono, ma il nostro Ilia probabilmente li supera tutti. Attenzione al quintetto, c'è una novità, perché in quintetto è prontissimo addirittura Tommaso Russo, tanta fiducia da parte di Coach Cigarini che manda il giovane reggino nello starting five. Questa è una notizia bella, intrigante, e vedremo cosa combinerà il buon Tommaso, classe 2004, figlio d'arte, è un talento incredibile coltivato da Coach Donato Avenia, nome che è a Reggio Calabria, insomma non c'è sicuramente bisogno che io ve lo presenti, e mando un caro abbraccio a Donato, impegnato all'interno di un documentario straordinario che vedrete su Netflix in complicità con un altro cuore nero arancio come Stefano Attruia. Si partirà in questa sfida con un minuto di raccoglimento disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro di Giovanni Petrucci, anche perché si ricorda la memoria
dell'ex azzurra Mariella Melon e di coach Ezio Cardaioli, scomparsi di recente. Tutti in piedi al Pala Calafiore. Ci siamo, piccola precisazione, l'arbitro è Matteo Filesi, ma purtroppo, caro Paolo, mi confondete, questo è chiaro, mi state confondendo, siete un po' come gemelli Derrick ai tempi di Olly e Benji. Siamo prontissimi, Scherbinskis al salto, vedo Paolo Rotondo, vedo Giovanni Occhipinti, vedo ovviamente il numero 9, il numero di casa, il numero che aveva Lucio, Marco Laganà, l'uomo a tenere d'occhio maggiormente. Purtroppo non funziona la Fipstats, questa è una brutta notizia, speriamo che possano risolvere i problemi quanto prima. Partiti, è iniziata pallacanestro viola contro Siaz, Piazza Armerina, Rotondo, palla in post basso per Marco Laganà, fino in fondo contro Russo, primi due punti per lui. Piccola curiosità, Tommaso Russo è passato anche lui da casa Lumaca. 2-0. Attacca pallacanestro viola, Binelli non va la tripla, si combatte l'imbalzo, la strappa proprio Marco Laganà, può ripartire la formazione piazzese, c'è la tripla sul ferro, a rimbalzo Binelli, c'è un fallo a rimbalzo, fischia così l'arbitro Migliaccio. 9-20 sul cronometro, il fallo è di Ilja Tirtišnik. Si ripartirà con una nuova rimessa offensiva per il team di Coach Diamante. Salutiamo tutto il Veneto e salutiamo ovviamente Peppe Martino, fantastico playmaker delle giovanili Nero Arancio ai tempi della gestistica Piero Viola. Noi allineiamo il nostro cronometro, 9-20 sul cronometro, è prontissimo Marco Laganà alla battuta. Un saluto anche al fantastico Alessandro Barba che finalmente ha ascoltato il mio consiglio e al millesimo messaggio scritto sulla nostra fanpage ha deciso di venire De Visu di presenza al palazzo, al Pala Calafiore. Si può ripartire la Canà. Circolazione di palla. Occhipinti, Giovanni, palla in post per Marco Laganà. Altro scarico, palla per Rotondo dalla media, realizza Paolo Rotondo, inizio concretissimo per Piazza Armerina. Riparte Tommaso Russo, 9 minuti, 3 secondi a giocare in questo primo periodo. Ci mette una mano Occhipinti e ruba anche la rimessa, magata grazie all'esperienza di Giovanni Occhipinti. Gli anni passano, io ricordo un Giovanni Occhipinti in versione under a 15 anni nella vecchia C1 contro le varie formazioni calabresi che all'epoca erano l'Audax, il Rosarno e il Basket Gioia Tauro. Sono passati veramente tanti e tanti anni. Parte proprio lui, 8 minuti 57 a Guzzoli, si inchiola sul playmaker come ha fatto con Di Dio nella partita scorsa a Messina. Bello il passaggio dalla Canà per Rotondo, ancora Paolo. Inizio più che determinato per Piazza Armerina, una delle superpotenze del campionato. Questa volta la rimessa è Nero Arancio. Ringraziamo Paolo, attacca Reggio Calabria. Aguzzoli, il jumper classico, tiro di Aguzzoli alla tabella, vecchia scuola come ai tempi di Ciccio Grasselli, super canestro, 2-6, 8-24 da giocare. Attacca la formazione ospite, c'è una autostrada e c'è il canestro, realizza Giampieri. Dall'altra parte Russo per Binelli, ripartiti, passaggio per Emin Mavric, a 3, realizza Emin Mavric, il lungo che non ti aspetti, il lungo della mano morbida. Il tiro non è da 3, è da 2 punti, decidono al tavolo, 4-8 dunque il punteggio. Fallo in attacco,
Tira Ivis Cerbiskis che si innervosisce. Salutiamo il mio amico Clemente, saluto tutti voi sportivi che ci state seguendo. Danilo da Milano, un grande abbraccio a Danilo. E si può ripartire. Attacca Tommaso Russo. Ce ne blocchi Timmy Aguzzoli, ancora col jumper. Ancora Timmy! Aguzzoli, 6-8. Attacca Piazza Armerina. Fischi per la formazione siciliana. Palla sull'esterno. Raivis, Cerbischi subisce il fallo. Nel frattempo si diletta con una bella schiacciata, ovviamente a gioco fermo. 7-26 da giocare. Caro saluto anche da Cantù via Pollino per il mio amico Pier Francesco. Cambio. Entra un altro giovane di Calabria, ovvero Ilario Simonetti. E il secondo fallo di Thomas Binelli, fa bene Federico Cicarini a preservarne le gesta. Alla rimessa c'è Marco Laganà, da Reggio Calabria, proprio lui. Palla in post per Raivis Cerbischi, si gioca l'uno contro uno, alzando la parabola, non va, Marco offensivo, Marco cadendo all'indietro, super canestro. Fu scelto tantissimi anni fa per un'iniziativa in compagnia di Michael Jordan, ebbe l'opportunità di conoscere il giocatore più forte di questo sport. Attacca la formazione nero-arancio, Iliad Tichnik per Mavric. Dialogo al belli 2, Mavric, controtempo, Emil Mavric, 8-10. Salutiamo anche il talismano da Miami Beach, mister Daniele, con la T, attacca, Piazza Armenia sul cubo dei cambi, è ritornato Binelli, Giampieri per Ivis Cerbischis, passi sulla partenza di Cerbischis, 6-45 sul cronometro, come detto cambio, fuori Ilario Simonetti dopo un amen. Dentro invece nuovamente il capitano Thomas Binelli. È aumentato il compito dei figli d'arte in questa partita, complice ovviamente la presenza di Lucio Laganà, il papà di Marco, quindi abbiamo un bel po' di Serie A degli anni 80 e 90 in campo. C'è anche Giovanni Cessel in panchina, figlio di Andrea, che in tanti ricorderanno. Sono curiosissimo di ritrovarlo in campo. Attaccare gioca Labria Guzzoli per Tirtichnik. Bello il passaggio nel mezzo per Emin Mavric. Ancora Emin, 10 pari. Mando un abbraccio grande come questo Palasport ad Antonino Riversata. Forza Antonino. Spero che tutto si possa risolvere il prima possibile. Attacca Piazza Armerina. Giovanni Occhipinto in risposta. 10-12. C'è il fallo di Giampieri su Tirtichnik. Nel frattempo Antonino, ricordiamo, è uno dei fantastici under che completano il roster di Federico Cicarini, così come Antonio Mazza, che oggi è a Cosenza con la Bim Bum Basket Trend, così come lo sfortunato Daniele Collu. Anche per lui un grande abbraccio, con la speranza, insomma, che giri questa ruota della fortuna, neanche se stiamo parlando dei format anni 90 che passava la TV dell'ex presidente del Milan. Si può ripartire. Omar Zek, Raguzzoli, Timmy, finta contro finta con l'atletismo, va su, ci mette una mano con esperienza Paolo Rotondo. Sarà rimessa in zona offensiva per la formazione nero-arancio. Salutiamo tutti i numerosissimi spettatori, soprattutto la mia amica Giusi che mi ha sempre seguito. Attacca la formazione di Cicarini. Omar Zek per Emin Mavric, Arricciolo, Thomas Binelli fronteggiando il fronteggiabile. Dice che è da tre, e se lo dice lui va benissimo. 13-12, è sorpasso Giampieri per Paolo Rotondo. Ora per Marco Laganà. Marco col suo classico ball handling, arresto e tiro da manuale, non va, a rimbalzo, fa buona guardia l'ex NCAA 1 Thomas Binelli, che parte in palleggio come se fosse un esterno, passa la palla a Timmy Aguzzoli, ancora Thomas, il ritmo in faccia Laganà, fortissimo Omar Zek, mister d'utilità, recupera un rimbalzo offensivo da sogno, passaggio per Mavric, Mavric per Timmy, c'è il jumper di Timmy Aguzzoli da 3, Aguzzolissimo, qui Portland, 16-12, super tripla. Ma cosa sta facendo Aguzzoli, amici sportivi? È pronto un cambio, entrerà Mateia Massimo, il playmaker di questa squadra. Attacca la formazione di Piazza Armerina. Rotondo contro Mavic, semigancio, realizza, risposta del Piazza Armerina che non molla. Super canestro di Paolo Rotondo, siamo già dall'altra parte.
Ci siamo. Attacca Omar Zek. Ci dicono qualche problema tecnico. Speriamo non sia un nostro problema. Attacca Mavric da 3. Non va. Si combatte a rimbalzo. La strappa Marco Lagana. Vabbè, il momento di ritorno dovrebbe essere tornato tutto. Avvertiteci se non è così. La canata 3 non va. A rimbalzo c'è Mateja Maksimović. C'è un contatto. Ancora in palleggio Reggio Calabria. Maksimović. Serve a Guzzoli. Ora per Mavric. C'è un contatto e c'è il fallo. Fallo di Giovanni Occhipinti. 4 minuti e 8 secondi a giocare. Entra Vasile Musichic per la formazione Nero Aran, per la formazione di Piazza Armerina. Esce anche Rotondo ed entra Savoca. Entra anche Savoca per la formazione di Piazza Armerina. Ci siamo, attacca Guzzoli per Omar Zek. 4 minuti 7 secondi, Zek. Palla in post per Emin Mavric. Passaggio complicato per Binelli da 3. Non va, si combatte a rimbalzo, c'è il jumper di Aguzzoli che va su, quindi Aguzzoli ancora. 18-14, c'è il time out chiamato da Piazza Armerina. Nono punto per Aguzzoli, pausa per noi. Caso Buffon, che ovviamente Facebook vorrebbe bloccare perché non rispettano la norma SIAE. Dovremmo essere tornati, c'è stato un piccolo calo di connessione da quello che ci dicono, ma dovrebbe essere tutto ok. 3 minuti e 51 secondi, attacca Piazza Armerina, un saluto a chi si è collegato soltanto adesso. Attacca Giampieri, 1 contro 1 contro Sec, finta, tutta finta, Cerbiskis da 3, non perdona, risposta in uscita del time out per Raivis Cerbiskis, super tripa per lui. Attacca Omar Zek, cadendo, non va. Si può ripartire, attacca Piazza Armerina. Finta, doppia finta. Tripla. Super canestro di Savoca. 18 a 20. Può ripartire Reggio Calabria. Mavric. Mavric, finta, doppia finta. Binelli. Sotto di due Reggio Calabria. Può andare su Mavric, scarico, tripla di Binelli, non va, a rimbalzo c'è Piazza Armerina. Attacca ancora la formazione piazzese fino in fondo, and one per il team di Coach Diamante, 18-22. Doppio cambio Reggio Calabria. Ritorna in campo Tirtišnik, esce Aguzzoli, dentro Simonetti. Fallo di Binelli, terzo fallo. Provate ad aggiornare la pagina, io vedo tutto correttamente per fortuna. Realizza Piazza Armerina,
e ringraziamo Nino all'assistenza tecnica. 18-23, 2 minuti e 41 al termine del primo quarto, attacco Marzec, ribaltamento per Tirtisnik, Tirtisnik infine in fondo, Maksimovic da 3, non perdona Mateja Maksimovic, 2-29 da giocare, attacca destra Armerina, fischio dell'arbitro, vediamo cosa ha fischiato l'arbitro Matteo Migliaccio. Fallo alla retroguardia nell'orancio, dovrebbe essere fallo di Omar Zek. È pronto un cambio, l'esordio casalingo per il giovane Giovanni Cessel. Cambio viola, esce Emin Mavric. Fuori Emin Mavric. Applausi per lui. Venti a 23 il punteggio a favore della formazione ospite, che attacca, se la va a prendere Marco Laganà. 2-15 da giocare adesso. Laganà, fallo in attacco ancora sul blocco di Raivis Sherbiskis. Non cambia il punteggio, 21 a 23. Cambio Piazza Armerina, fuori Sherbiskis, dentro in Corvaia. Prontissima Reggio Calabria alla battuta, Tirtisnik per Omar Zek. Secchi in palleggio. Ora per Tirtisnik, parte in palleggio Ilia contro Giampieri, se lo gioca, c'è un contatto, c'è il fallo di Giampieri, si interrompe il gioco. Venti a 23. Secondo fallo. Cambio Piazza Almerina, esce Giampieri ed entra Genovese. Il lunetta Ilia Tirtisnik. Fine primo quarto, cambi sportivi, manderemo tutto in stand by e ci ricollegheremo. Scelta inevitabile perché c'è qualche problema tecnico da quello che stiamo capendo. Tirtisnik segna il primo. Segna anche il secondo. 23 pari. 2 minuti a giocare al termine del primo periodo. In Corvaia il Musicic si mette la mano sui monetti per un attimo, ancora la gana Marco, lo andare dentro, se back di Marco, cortissimo, palla fuori, rimessa a Piazza Armerina. Sarà rimessa per la Siaz, 23 pari, 1.39 da giocare. Protesta per Marco Laganà che viene beccato dal suo pubblico, il pubblico di Reggio Calabria. Si ribatte, ancora rimessa Piazza Armerina. Mavric dà qualche indicazione dalla panchina, l'arbitro va a chiarire qualcosa al tavolo. Rimessa ancora Piazza Armerina. Savoca da 3, era una scuola di 24, è anche uscito fuori l'atleta del Piazza Armerina. Si riprenderà con la rimessa Reggio Calabria. Tirtisnik per Maksimovic. 1 minuto e 31 al termine del primo quarto. Vi ricordo, andremo in pausa al termine del quarto per provare a risolvere questi problemi tecnologici. Sherbiskis e Tirtisnik da 3, non va, si commette a rimbalzo. Fallo di Dario Simonetti su Marco Laganà. 22 a 23, 1 minuto e 18 al termine del primo quarto. Fallo di Simonetti, primo fallo. Il fallo di Dario Simonetti, saranno tiri per Marco Laganà probabilmente.
frattempo Cocci Carini parlotta con il coach, con l'arbitro di questa sfida, signor Filesi. Attimi di stand-by in questa sfida, un punto di vantaggio per chi attacca. Marco Laganà e Lunetta. Sbaglia il primo. Un minuto e 18, sbaglia anche il secondo Marco Laganà. Si può ripartire. Tirtisni per Cessello, ora per Sec. Attacca Omar, Sec, c'è il fallo. Fallo di Savoca. Un minuto 08 al termine del primo periodo. Fallo di 23 Savoca. Pallacanestro viola, 22 Piazza Armerina con Secchi, Lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo. 23 pari. Secondo tiro libero per Omar Zek. Realizza 24-23. Un minuto 08. Laganà in battuta. Savoca porta la palla avanti. Ultimo giro di lancette. Maximovic mette pressione, Savoca fino in fondo, scarico per il Corvaiatre, lo specialista non va, a rimbalzo Giovanni Cessella, apertura per Maximovic, 56 secondi. Tiro, non va, combatte Cessella, la recupera, ora per Maximovic, si gioca 40 secondi, bomba di Maximovic, non va. Il rimbalzo è per Musichic, 34 secondi. Marco Laganà in palleggio. Serve Musichic, ancora Marco. Finta, doppia finta. Prova ad andare dentro, scarico ancora. Musichic da 3. Non va. Giovanni qui in corbaio, scusa, ancora per Laganà. 16 secondi. Marco Laganà, contro secchio. 10 secondi. Caccia il buzzer, Marco Laganà realizza un canestro da campione, sorpasso di Piazza Armerina, 3 secondi, Tirtisnik fa tutto il campo, fino in fondo, buzzer, non va, finisce così il primo quarto, piccola pausa per noi. Ci siamo? Siamo tornati e speriamo di poter aver risolto i problemi tecnologici. 24 pallacanestro viola, 26 Siaz Piazza Armerina. Fateci sapere questa volta se abbiamo sistemato i problemi tecnologici. Ce l'abbiamo messa tutta a tempo di record per riavviare tutto il sistema. Siamo pronti agli ordini dei signori Migliaccio e Filesi, rispettivamente da Catanzaro e Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa. È partito il secondo periodo. Errore per la pallacanestro viola in questo primo possesso. Attacca Piazza Armerina. Fino a dentro Musichic. Prodotto Giovanini, passato anche da Canzaro in corbaia. Passaggio intelligente per Musichic. Due punti per Piazza Armerina. Riparte Reggio Calabria, Omar Zek. Ora per Giovanni Cessello. Bravissimo Giovanni, va a conquistarsi due punti, due tiri liberi, chiedo scusa. Piazza. Ringraziamo Luigi nel frattempo all'assistenza tecnica, dovremmo aver risolto tutto, fateci sapere se funziona tutto. Fischi per Marco Laganà, dentro Paolo Rotondo. In lunetta Giovanni Cessel. In lunetta Giovanni Cessel, pronto a mandare in scena i primi tiri, i primi centri della sua esperienza casalinga qui a Reggio Calabria. Segna il primo Giovanni. Thank you.
9, 24 da giocare, fa 2 su 2 Giovanni Cessel, si può ripartire. Secondo periodo, 26 Reggio Calabria, 28 Piazza Armerina, che attacca con Rotondo. Per Savoca, ancora Rotondo, ora per Musichic, ribaltamento per la tripla genovese, non va, rimbalzo prontissimo Ilia Tirtisni, macina chilometri Reggio Calabria, sec sul cubo dei cambi, c'è Thomas Aguzzoli, Giovanni Cessel per Tirtisni, and one, Ilia Tirtisni, sorpasso Reggio Calabria, 29-28. e 52, cambio Reggio Calabria, fuori sec, entro Aguzzoli. Fateci sapere se siamo connessi, se si vede, se si sente, dovremmo aver risolto tutti i problemi. Tirtisni realizza, c'è stata un'invasione di Giovanni Cessel, forse non è buono il canestro, vediamo se è vero o no, è buono il canestro. 30-28, 8-49 al termine del secondo quarto, attacca Piazza Armerina. Occhi pinti contro Maximovic, occhi pinti, scarico per Musichic, genovese, ora per Rotondo, mescolato le carte tantissimo con Diamante, può andare dentro Savoca, contro scarico per Rotondo, in corbaia, ancora uno scarico, tripla, Savoca non va, la palla viene letteralmente sfiorata fuori dal ferro, attacca Reggio Calabria. 30-28, Maximovic fino in fondo, scarico intelligente per Aguzzoli, non c'è il terzo passaggio, si gioca Aguzzoli, cerca un dorsale, commette infrazione di passi. Grazie mille Alberto, grazie mille a tutti voi, dovremmo esserci. 8-16, 30-28. Applausi per Reggio Calabria, adesso in difesa. 8 minuti, 13 secondi al termine del secondo quarto. Musichic per Savoca, ora Rotondo, passaggio complicatissimo, Genovese la tiene in campo, va dentro, poi passa la palla ancora a Savoca, palleggio in controtempo, bellissimo per Musichic, fallo sotto le plance, fallo di Ilario Simonetti. 30-28 il punteggio, ancora cambi, ritorna in campo Emin Mavric. È il secondo fallo per Ilario Simonetti, nel frattempo coach Diamante e coach Ceccato vanno a parlottare con l'arbitro e sarà rimessa per Piazza Armerina. Il corbaia alla battuta, serve Genovese, ora per Musichic, ancora per Rotondo, Savoca con personalità fino a dentro, stoppatone cattivissimo di Giovanni Cessel, che chiude il subisce fallo al limite dell'antisportivo di Incorvaia, vediamo cosa decide l'arbitro, no, non dovrebbe essere antisportivo, dovrebbe essere fallo normale. 7.44 sul cronometro, cambio Piazza Armerina, esce il Cremona, entra Marco Laganà. Ritorna in campo Marco Laganà nel frattempo per la formazione ospite. Si può ripartire, attacca Reggio Calabria. Tirtisnik subisce il fallo sul palleggio. 7.39 sul cronometro. Fallo di Cremona, secondo fallo. Alla rimessa Matteo Maximovic, serve Aguzzoli, Aguzzoli, ora per Tirtisnik, sull'esterno per Giovanni Cessel, da 2 realizza, 32-28, 7-24 da giocare, possesso Piazza Armerina, Laganà per Incorvaia, ancora Musichic, Musichic, finta, doppia finta, va dentro, non va, e poi realizza, 32-30,
Blocco di Mavric, 7 minuti da giocare. C'è Serp per Tistisnik. Prova la tripla, Ilia. Solo Cotone, super bomba, Ilia Tistisnik. 35 Reggio Calabria, 30 Piazza Armerina. 6.44 sul cronometro. Rotondo per Savoca. Savoca fino in fondo, lasciato inspiegabilmente da solo, realizza due punti comodi comodi. 6.31 sul cronometro, Maksimović. Ora per Mavric. Ribaltamento per Tirtisnik, fallo in attacco di Ilia Tirtisnik, non è assolutamente d'accordo con Cigarini. Ancora cambi, ritornerà sul rettangolo di gioco Tommaso Russo. Fuori Maksimović. Serve tutta la sua energia. 6.21 sul cronometro. Fallo di Tirtisnik. E il secondo fallo per Ilia Tirtisnik. Si ripartirà con la rimessa per Piazza Armerina. 35 Reggio Calabria, 32 Siaz. Pronto a rientrare subito. Cambio viola. Mateja Maksimović. C'è Ilia Tirtisnik, entra Mateja Maksimović. Fuori Tirtisnik che dice di avere un fallo soltanto. C'è Mimmo Porcino che sta argomentando su questo al tavolo. Io ho il monitor di ritorno, spero sia tutto ok all'interno di questa serata abbastanza tribolata. A 32, 6.21 a giocare, interruzione per capire quanti falli ha l'uomo più rappresentativo di Reggio Calabria, ovvero Ilia Tirtisnik. 6 minuti e 21 sul cronometro. Si ripartirà con la rimessa per Piazza Armerina, battuta. 35-32. C'è un fallo? Fallo tecnico alla panchina della pallacanestro viola, fallo tecnico a Cocci Carini. Tommaso Russo va a pallottare con la panchina proprio con il suo coach, si ripartirà con tiri liberi con Marco Lagana prontissimo all'esecuzione. Di Lunetta, Marco Lagana, segna il primo, 35-33, e uno soltanto ovviamente. Sarà rimessa per Piazza Armerina, in corvaia alla battuta, in Cremona chiedo scusa alla battuta, che mi perdonerà, palla per Occhi Pinti, in corvaia se la va a prendere. In corbaia in palleggio, palla sull'esterno per Marco Lagana. Lagana post basso per Rotondo. Rotondo uno contro uno contro CSL, sportellate, Occhi Pinti da tre. Giovanni non va, Tapin volante non va, a rimbalzo c'è Mavric, può spingere Reggio Calabria. Aguzzoli, Thomas Aguzzoli si dimena con Cigarini, uno contro uno di Aguzzoli contro Lagana. Jumper non va e si può ripartire. Occhi Pinti, Occhi Pinti per Milicic, contro scarico per Rotondo, ancora il numero 3 in Cremona, fallo in attacco sul blocco. 5.32 da giocare, 35 pallacanestro viola, 33 Piazza Armerina. Ancora cambi dentro il tiratore Raivis Cherbiskis. E fuori Milicic, si può ripartire. Attacca Reggio Calabria. Fino a dentro Aguzzoli, al tabellone non va, Tapin di CSR non va, la prende un attimo, poi palla fuori. 5.22 da giocare. C
Cerbischis alla battuta, salutiamo anche Alfredo. Abbiamo un'ultima chance per riavviare tutto. La Ganà va su, realizza 35 pari. Attacca Ruzzo. C'è Sell. Ora per Mavric. Non c'è il backdoor. Fino in fondo Maximovic non va, c'è se combatte, c'è un fallo. ...4.51 a giocare, 35 pari. Cambio Piazza Armerina. Cambio Piazza Armerina, dentro Giampieri. Entra dentro Giampieri, esce in Cremona. Fuori in Cremona. Sono due dei liberi per Cessel. Altro cambio per Piazza Armerina. Entra Mosikic. Ed esce Rotondo. Ritorna in campo Mosikic, fuori Rotondo per la Siaz. In lunetta Giovanni. In lunetta Cessel. Giovanni Cessel per la formazione Nero Arancio. Realizza il primo, 36-35. Ancora in lunetta Giovanni Cessel, fa 2 su 2, 37-35, sesto punto per lui. 4-48 da giocare al termine del secondo quarto. La Ganà, ribattamento da Cerbischis da 3, non va, Guzzoli svetta, la prova a prendere Musilic, palla fuori. 37 Reggio Calabria, 35 Piazza Armerina. Sarà rimessa Reggio Calabria. Mi dicono che devo provare a parlare con 3 secondi di ritardo. Quasi quasi ci provo, ragazzi. Sarebbe la prima volta nella mia vita. Non va Giovanni Cessel. La palla finisce in out. La rimessa per Piazza Armerina. Prevedo un nuovo cambio per Reggio Calabria. Ritorna in campo Ilario Simonetti. 37-35 il punteggio, 4-21 sul cronometro. Alla battuta della rimessa a fondo campo Vasile Musikic. Con fischio da parte dell'arbitro che parlotta con il coach Diamante. Non so quali siano le ragioni del dialogare. Alla battuta Musikic. Non so quali siano le decisioni dell'arbitro, non dovrebbe esserci nessuna sanzione, c'è un dialogo tra il tavolo e adesso anche coach Carini. Ci sarà forse, no, viene asciugare il pallone forse, non lo so, vediamo se è vero. Non ho capito cosa stia succedendo, ok, bisognava rifare il cambio. Giovanni Cessel ritorna in campo, saluta tutti e ritorna in panchina. 4 minuti 14 sul cronometro. La Ganà, Alto Russo, la Ganà, scarico per Cerbischis da 3, non perdona, Raivi Cerbischis contro sorpasso, partita combattutissima e emozionante. Maximovic, il tabellone non va, Mateia si combatte, la strappa Giovanni Occhipinti che è già partito, ottimo il suo gioco in palleggio, subisce anche fallo, vorrebbe l'antisportivo coach Diamante, non viene accontentato dall'arbitro. 3.51 sul cronometro, 37-38, c'è il time out chiamato da coach Carini.
Vi anticipo, per coloro che avessero problemi di fuori sincro, ce l'hanno fatto notare in tanti. Saluto ovviamente Paolo, Alberto, Filippo, Anna, tutti voi, che andremo in pausa lunga con la speranza che possa tornare la nostra linea di sempre, che sinceramente fallisce veramente poco spesso, quindi c'è probabilmente qualche spirito malefico che non ci permette di fare questa diretta tra pochissimo. Siamo tornati per gli ultimi 3 minuti e 44. '37-'38, rimessa Piazza Armerina. Musicic. C'è un contatto. Ancora un fischio, fallo di Tommaso Russo. Non è d'accordo il pubblico del Pala Calafiore. Fallo di Russo, secondo fallo. Saranno tiri liberi, c'è il bonus alzato, se non ricordo male, in casa Reggio Calabria no, come non detto, c'è, sarà rimessa. Cambio Viola. Esce Tommaso Russo ed entra Omar Zec. Ritorna in campo Omar Zec, fuori Tommaso Russo per Cocci Carini. 3.47 sul cronometro. Marco Lacanale ha battuta. Giampieri se la va a prendere. Lacanà, semigancio cortissimo, la recupera Music, semigancio a canestro. Ancora Piazza Armerina, una partita tostissima, forse tra le più toste viste quest'anno. Merito in Piazza Armerina, realmente in grande spolvero. Sec per Maximovic. 3.24 da giocare. Mavric, finta doppia finta, la recupera molto bene Piazza Armerina. Giampieri per Lacanà, campo aperto per Del Passo, ma con Lacanà, palla in out. 37-40, 3 minuti e 14 sul cronometro. Ritornerà in campo Ilya Tirtichnik, fuori Mateja Maksimović. Pronta la rimessa Reggio Calabria. Ripartiti, Sec, playmaker, Aguzzoli e Tirtichnik esterni, Mavric e Simonetti sotto canestro, Sec contro Chipinti, palla in post per Mavric, Mavric per Aguzzoli, finta, doppia finta, prova il jumper, no, è uno scarico intelligente per Mavric che sbaglia clamorosamente, sbaglia anche il tapin, la recupera Musicic che parte in palleggio, serve la canna, ancora Musicic, finta per l'atletico giocatore che sfiora il gioco da tre punti. 2.44 da giocare, 37-40, ancora cambio Reggio Calabria, esordio in questa sfida per Yusufa Conte, l'uomo copertina di questa settimana. Vediamo chi uscirà. Esce Ilario Simonetti. In lunetta Musicic. L'arbitro parlotta con Musicic, saranno due liberi per lui, 2.48 sul cronometro, 37-40 a favore degli ospiti. In lunetta Musicic,
che segna il primo. Più 4 Piazza Armerina. Fa 2 su 2 Musicic. 37-42, può ripartire Reggio Calabria. Sec contro Chipinti. E 38 Aguccioli, palla in post per Mavric. Mavric gioca il post basso. Emil Mavric, c'è il fallo di Marco Laganà, bravo a portarlo in post. Vediamo che fallo è per l'atleta Reggino. Secondo fallo. Due tiri liberi per Emil Mavric, 5 punti da recuperare per Reggio Calabria. In lunetta Emin Mavric, come detto, mentre c'è un cambio per Piazza Armerina. Lapsus dello speaker del Palacalafiore che confonde i fratelli Luca con Marco, vabbè, può capitare. Mavric in lunetta, segna il primo. 38-42. L'arbitro va ancora a parlottare col tavolo. Non so qual è l'argomentazione della discussione. Fallo tecnico. Forse a Marco Laganà addirittura, non lo so. O alla panchina di Piazza Armerina. Comunque la sequenza di liberi dovrebbe allungarsi. Salutiamo Luca che è collegatissimo dal Palumaca. Realizza Tiffisnik, forse era il cambio del tiratore di liberi. Realizza Mavric. 40-42, ultimi 2 minuti e 27. Attacca Musicic. Cerbischis per Zavoca. Ancora Cerbischis da te, lo specialista, non va. A rimbalzo c'è Mavric, apertura per Tirtisnik. Due punti, solo due da recuperare per Reggio Calabria. Attacca Tirtisnik, resiste, va fino in fondo, torna indietro, scarico per Mavric. Mavric da playmaker raggiunto. Prova ad andare dentro, finta, doppia finta, tira, non va. Combatte come un leone, ma la palla fuori e palla di Piazza Armerina. 1 minuto e 55 da giocare. Pronta la rimessa per la Siaz. ...40-42, attacca Cerbischis, 1 contro 1, contro Yusupa che difende bene, palla fuori. Applausi per Yusupa con te e la sua difesa, due punti da recuperare per la pallacanestro viola Reggio Calabria. Ancora Piazza Armerina in avanti. Musicic va dentro, non c'è fallo in attacco, esplode il pubblico del Palacalafiore, fallo tecnico a Chirpici, esplode tutto il pubblico del Palacalafiore. Flopping sanzionato a Ilia Chirpici. Si arrabbiano tantissimo i tifosi del Palacalafiore, vediamo che fallo è per Chirpici. Si arrabbia tantissimo e va a pallottare con l'arbitro. Sarà cambio Reggio Calabria, tornerà in campo Maximovic. Vediamo che fallo è per Tirtisnik, tante proteste da parte del pubblico locale. Giampieri già pronto per tirare i tiri liberi. Uscire sul Tirtisnik, non avendo fissato, non so che fallo è per lui, ma va al tavolo. Vai al primo Giampieri, esplode il pubblico del Palacalafiore per un bold online secondo il pubblico ovviamente. Alla rimessa Giovanni Occhipinci, si riparte Musicic, 1:36 da giocare. Attacca Giampieri. Adesso ci va a 3 senza pensarci troppo nel bar. Si arriva Chipinti e si gioca. Attacca Piazza Armerina.
pochi tempi, blocco di Cervischis, va a prendere Matrix, la ruba e va a inchiodare, è una mano, parità, la svolta emotiva di Reggio Calabria, 42 pari, 1 minuto 6 secondi, pochi tempi in palleggio, blocco di Musicic, pochi tempi, scarico, forzato, la forza passi, abbiamo fischio, sì, adesso sì, passi, il pubblico è una bolgia ragazzi, è una bolgia, fa la Calafiore, arriva il time out, si alza il cuore, viola viola, da parte dei tifosi, fa la Calafiore, potete vedere, sono veramente in tantissimi questa sera, è indubbiamente il record di pubblico. Sembrano essere tornati i tempi belli, 55 secondi a giocare, 42 pari, piccola pausa per noi. Torniamo in diretta dopo il time out, come sempre il fantastico Gianni Tripodi DJ ci delizia con della musica house, pazzesco, e sembra di essere tornati al Marajà nei sabato pomeriggi che ci piacciono. Sek, Mavric, Maximovic, Yusufa Conte, Aguzzoli, per Cocci Carini, dall'altra parte Giampiero Chipinti, Savoca, Musicic e Cervischis. Si può ripartire, Sek per Aguzzoli, ora per Sek, Omar Sek, porta tutti in post, scarico per Mavric, da 2, Emin non va, si combatte, la strappa Musicic, 38 secondi a giocare, attacco a Chipinti, Chipinti in palleggio, per Giampieri, parte in palleggio Giampieri, torna indietro, 23 secondi, Musicic 1-2-1, scarico ancora per Giovanni, Chipinti da 3 sul ferro, a rimbalzo c'è Musicic che realizza, vantaggio per Sarmerina, segnava Stile Musicic, 12 secondi, Maximovic 9 secondi adesso, non parlo così evitiamo il fuorisincro, parlo solo alla fine. Bomba! Mateja Maximovic! Bomba del sorpasso, buzzer beater, riavviate tutto, riavviamo anche noi, a tra pochissimo. Ci siamo tornati, nel frattempo Tirtižnik continua a parlottare con l'arbitro. Tirtižnik, Sek, Aguzzoli, Mavric e Sek per la formazione dello arancio, dall'altra parte ripartiti, terzo periodo. Attacca Piazza Armerina, la Canà, Giampieri, Cervischi, Socchi Pinti e Rotondo. Attacca la Canà, conta Guzzoli, scarico per Rotondo, alto basso per Cervischi. Primi due punti sono per Piazza Armerina, contro sorpasso, 45 a 46. Il tiro, canestro, e la palla canestro viola, ci pensa con la tripla Thomas Vinelli, 48-46. Attacca Piazza Armerina, la Canà, attacca Marco, passaggio per Rotondo, ribaltamento per Occhi Pinti, ribaltamento ancora per Cervischi, da 3 non va, rimbalzo c'è Vinelli, può spingere Reggio Calabria. C'è un fallo, fallo di Marco alla Canà. Vediamo che fallo è per l'atleta Reggino. Fallo di la Canà, 8:52 al termine del terzo quarto. Alla rimessa Ilja Tirtižnik.
servito sec. Ancora Verbinelli, tripla ancora, non va questa volta, si combatte a rimbalzo, la strappa Marco Lagana, può spingere Piazza Armerino. Marco per Rotondo, tutto solo, troppo solo. Due punti facili, facili per Piazza Armerino. 48 pari al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Può ripartire la formazione dell'Arancio, Binelli. Ora per Aguzzoli. Aguzzoli finta il tiro, passi sull'arresto. E Timmy Aguzzoli, 8 e 22 sul cronometro. A chi stai pensando, dice Cocci Carini dalla panchina, e si può ripartire. Attacca Piazza Armerina con Marco Lagana che parte da playmaker. Occhi Pinti, Giovanni Occhi Pinti, serve Giampieri a Ricciolo, finta, doppia finta, scarico ancora per Cerviskis contro Binelli, c'è un contatto, tira a due, non va, il terzo tempo power, la recupera ancora una volta Tirtišnik. Illia in palleggio fino in fondo, rischia tantissimo e va a canestro. Punto del vantaggio, punti del vantaggio per Reggio Calabria. Cerviskis dall'altra parte, non va, rimbalzo Cebinelli, 7.40 sul cronometro, attacca Sec, po' sbasso per Omar. Sec, scarico per Mavric, finta la tripla, scarico ancora, Binelli da 3 sul ferro, a rimbalzo c'è Giampieri, 50 Reggio Calabria, 48 Piazza Armerina. Cerviskis per Occhi Pinti, contro scarico per Giampieri, linea di fondo, c'è un fallo, fallo di Omar Sec. Fallo di Sec, secondo fallo. Salutiamo Giovanni, grazie mille, aspettavo un feedback del genere. Ti posso assicurare che i miei capelli bianchi stanno aumentando in questa serata dal punto di vista tecnologico. Abbiamo avuto un summit all'intervallo per provare qualsiasi tipo di risoluzione, ma come detto ci sono delle forze del male come Skeletor e Identity Man che ci stanno sicuramente infastidendo. Attacca Reggio Calabria, Omar Sec per Mavric, ora per Tirtišnik, bello il backdoor che finisce su un piede, sul piede di Giampieri. 6 minuti e 59 sul cronometro, 50 Reggio Calabria, 48 Piazza Armerina. Fuori Cerviskis, dentro Vasile Musicic per coach Diamante. Aguzzoli alla battuta, fateci sapere se si vede, se si sente, se si tocca. Si tocca sicuramente perché è una partita che va vissuta col giusto touch. Attacca Sec per Binelli, finta il passaggio in post, passa a Tirtišnik, Aguzzoli, 4 secondi, Aguzzoli solo contro tutti, sbaglia, recupera il suo rimbalzo per un attimo, la recupera Musicic, può ripartire Piazza Armerina. Musicic, scarico per Giovanni Occhi Pinti, ancora Marco Lagana fino in fondo, Sec difende alla grande, Musicic ci mette una pezza, parità. Mamma mia, partita tostissima ragazzi, più tosta dei problemi di connessione. Ilja Tirtišnik, l'impronunciabilità al potere, 52-50, vola in doppia Ilja, attacco Occhi Pinti. Giovanni fino in fondo, Estrella Americana per Vasile Musicic, ancora due punti. Mi raccomando, sto leggendo dei link, non cliccate sui link sottostanti, sono purtroppo della gente senza scrupoli che viene non ammonita dal social media che ci contiene, che crea dei link ad hoc per farvi cadere in fallo, quindi non li pensate, non ci cliccate, e sono sicuro che dalla regia, sia sulla pagina di Reggio Canestro che sulla pagina della Pallacanestro Viola, qualcuno andrà a cancellare questi commenti sicuramente disgustosi. Confabulano gli arbitri su questa scelta, 52 pari, 5.49 da giocare. Sarà rimessa Reggio Calabria con Ilja Tirtišnik alla battuta. Non sono tiri secondo l'arbitro, fallo prima del tiro. Protesta la gente del Pala Calafiore, attacca Reggio Calabria, le canotte nero arancio. Tirtišnik ancora lui, chiede l'isolation, arresto e tiro da 3, non va, una maglietta strappata, non sanzionata sul set, può ripartire Piazza Armerina, Lagana 1-2-1 contro Aguzzoli, realizza Marco,
52-54, centro del Reggino, attacca dall'altra parte Omar Zek, passaggio per il capitano Binelli, ora per Mavric, circolazione di palla per Ilia, Tirtisnik fino in fondo, scarico per Mavric nella morsa, difende molto bene Piazza Armerina, si alzano tutti dalla panchina, la Sia c'è ragazzi, uno squadrone costruito per vincere il torneo, occhipenti alto basso per Musichic, 1-2-1 fino in fondo, scarico ancora per Giampieri, non va, rimbalzo c'è Timmy, Aguzzoli può spingere, 4-58, siamo giunti alla metà del terzo quarto, Aguzzoli scarico per Sec, complesso contro scarico per Thomas, Binelli da 3, il capitano non va, Sec, offensivo, modello Dennis Rodman, con il Bad Boys, 54 pari, mister d'utilità, ha cambiato anche scarpe perché quelle di prima non piacevano al telecronista. 4.35 a giocare, alto basso, Rotondo contro Mavric, Paolo Rotondo, tanta esperienza nel suo background, finta, doppia finta, semigancio, vecchia scuola, non va, si immola Guzzoli, ora per Zek con un gioco emozionante, Reggio Calabria porta la palla dall'altra parte del rettangolo di gioco, Tirtisnik chiede l'isolation, Ilia fino in fondo, spezzato per Binelli da 3, cortissimo, la recupera Giampieri, 4-7 a giocare, rischia tantissimo Thomas Binelli, attacca ancora Piazza Armerina, fallo in attacco di Vasile Musichic, 3.56 da giocare. Cambio pallacanestro viola, fuori Aguzzoli, dentro Simonetti. Terzo fallo per Music che c'è nel frattempo, 3.56 da giocare. Si riparte con Zecchi in palleggio. Omar Zek. Palla in post per Simonetti, contro scarico per Mavric, ora per Binelli. Binelli resiste, va dentro il tabellone, non va, non c'è il tapin, palla fuori. Rimessa Piazza Armerina. Si può ripartire. 3.34 da giocare. Attacca Giampieri. La recupera Ilia, Tirtisnik contro Veneno Arancio. Tirtisnik riflette, non forza, passa la palla a Mavric. Mavric per Binelli, contro scarico per Simonetti, la tripla di Lario non va. Bravissimo Binelli, combatte a rimbalzo, ma la palla, grazie all'ottimo lavoro di Music, viene conquistata da Marco Laganà, che resiste. Laganà contro Sec. 3 minuti, 5 secondi da giocare. Laganà. Marco prova andare dentro, 1-2-1. Non va Marco a rimbalzo, palla fuori. Mi dice il mio amico Gianluca accanto a me che l'audio dovrebbe essere finalmente in sincro. Siamo più forti delle forze del male, come i Men, insomma, per gli amanti cartoni animati anni 80. O come Ralph Super Maxi Eroe. 2 minuti e 57 a giocare. Saluto anche il mio amico Riccardo in collegamento. 54 pari, equilibrio al Pala Calafiore, Marco Laganà, bravissimo Secchi, sporca il pallone, guadagna anche la rimessa, la magata, l'arbitro dice di no, vediamo, vediamo, si confabula, no no, la rimessa è di Omar Zek, vispo e furbo come un giocatore di stoppa nel periodo natalizio, rimessa nero arancio, bravissimo Omar Zek nel far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario. La stoppa, per chi non lo sapesse, ci sono tanti collegati anche da altre parti, e il gioco di carte natalizio preferito dai miei concittadini di Reggio Calabria, attacca la viola, Tirtisnik la perde per un attimo, resiste, non sa chi darla, serve Omar Zek in post basso, contro scarico per Ilario Simonetti, la perde Ilario, gliela ruba Marco Laganà, fallo Ilario Simonetti, ovviamente non c'è antisportivo, bravo Marco nel far vedere il contatto, 2.40. Non c'è il bonus alzato, sarà rimessa, terzo fallo per Ilario Simonetti, riparte la Siaz, è entrato Savoca, attenzione alle sue triple, e il quarto fallo per Ilario Simonetti, nota dolente per Reggio Calabria, Savoca in palleggio, passaggio per Musichic,
Ora per Giampieri, parte in palleggio Giampieri, contro scarico per Vasile Musichic, contro scarico ancora Maximovic, Mateja a campo aperto, Omar Zek, la chiuda! Auramano! Che partitone Omar! E adesso si incolla su Marco Laganà! Omar Zek adesso commette fallo, anche abbastanza evidente. C'è troppa esuberanza per Omar Zek, che ovviamente questa sera deve rendere merito al suo nuovo taglio di capelli. Modello giocatori della NBA, 2-10 da giocare. Saluto anche Rossella, detta Isabella, che ci assiste e ci supporta. 2 minuti e 10. C'è probabilmente ancora un dialogo tra il tavolo e gli arbitri. Viene chiamato a raccolta Federico Cigarini, anche coach Diamante. Non so assolutamente quale possa essere l'argomentazione, sicuramente sceglieranno insieme la pizzeria dove andare a mangiare questa sera tutti insieme, ma è soltanto una mia ipotesi, ma penso sia più che altro un avvertimento su argomentazioni tecniche che spero non influiscano su questa sfida. A proposito di pizzeria, c'è Lievito come top sponsor, quindi insomma ragazzi, sapete dove andare. 2 minuti e 10 da giocare. Caro Maurizio Marino, direttore marketing, questa non te l'aspettavi, eh? Si può ripartire, Savoca. Musichic fino in fondo. Mamma mia, stava per inchiodare la schiacciata dell'anno. Riesce a far canestro, non so neanche io come. Applausi per Vasile Musichic. Terzo tempo iper power in questo frangente. Corre ai ripari Federico Cigarini, rimarrà in campo Cessel. Bomba di Zentichnik che non va, la recupera Mavric, forse c'è un contatto, tutti giù per terra, bravissimo Cerbiskis, la recupera Marco Laganà, Marco triple in contropiede, non va Marco, Simonetti parte in palleggio con 4 falli sul groppone, apertura però Marzec, Secchi in palleggio, 1 minuto e 37 a giocare, bomba di Mateja, non va, bravissimo Ilario che la tiene in campo, serve tantissimo il suo apporto, c'è un contatto, passaggio per Zek complicatissimo, Omar Zek, scarico per Mateja, riflette Mateja Maximovic. Finta, doppia finta, ancora Zek, 7 secondi per andare al tiro, Mavric non va, c'è un fallo a rimbalzo, dovrebbe essere il quinto fallo per Ilario Simonetti, nota dolente per Federico Cigarini che stava utilizzando Ilario come pedina iperduttile vicino al pitturato, è il quinto fallo, Ilario è costretto ad abbandonare anzitempo la sfida e ritorna in campo Giovanni Cessel. Federico Cigarini voleva preservare la condizione falli di Ilario Simonetti, ma è arrivato con un pizzico di ritardo, realmente un pizzico, si può ripartire. In Cremona passa la palla a Savoca, blocco, se la va a riprendere Vasile Musichic, attenzione a lui, prova ad andare dentro, lo scarico complicatissimo, la recupera Omar Zek, ancora lui è un difensore modello vecchia scuola tipo Franco Baresi o Billy Costa Curta ai tempi del grande Milan, attacca Mateja Maximovic, 55 secondi, palla in post per Emin Mavric, Mavric se lo vuole giocare fino in fondo, prova il semigancio, non va, ci ha provato col classico movimento vecchia scuola, 43 secondi sul cronometro al termine del terzo quarto, 56 pari, 8 secondi, clamoroso ragazzi, non si era accorto il regista della Siaz in Cremona, arrivano le proteste da parte della Siaz, quando meno te l'aspetti gli 8 secondi colpiscono, regola che in tanti lasciano probabilmente inosservata. Fuori Omar Zek, applausi per Omar, al momento l'MVP di questa sfida. Molto spesso, amici sportivi, in questo sport non contano soltanto i canestri realizzati. Omar Zek ha fatto una partita veramente clamorosa sui lati del campo. Nel frattempo c'è il fallo di Savoca su Tirtichnik. 34 secondi sul cronometro. E primo fallo per Savoca. Alla rimessa Mateja Maximovic. Serve Mavric, attacco nero-arancio, attacco i ragazzi di Federico Cigarini e Seppi D'Agostino. Aguzzoli subisce il fallo in volo. Tantissima fisicità per il jumper emiliano, Thomas Aguzzoli. Ho avuto il piacere di conoscere la sua famiglia in occasione della trasferta di Messina. E lui chiaramente una delle rivelazioni assolute dell'intero campionato. Cambio
Cambio Reggio Calabria. Fuori Tietisnik, dentro Tommaso Russo. In lunetta Aguzzoli, salutiamo anche Cesare. Realizza Thomas, vantaggio Reggio Calabria. 28 secondi sul cronometro. C'è Marco Laganà sul cubo dei cambi, perché chiaramente coach Diamante proverà a affidare l'ultimo tiro a lui, che è uno specialista in questo settore specifico. Aguzzoli fa 2 su 2. 58-56. Quindicesimo punto per Aguzzoli e cambio, come detto, abbassa il quintetto, anzi lo alza in questo caso, perché Marco Laganà è più alto di Music. Fisico da Iper Serie A per Marco Laganà, si può ripartire. 27 secondi, attacca Savoca. 22 secondi adesso, 58 Reggio Calabria, 56 Piazza Armerina. C'è il fallo di Tommy Russo. Salutiamo i tantissimi spettatori che ci seguono in diretta. Ringraziamo anche la TV ufficiale Video Touring in lunetta. Savoca che sbaglia il primo. Sul cubo dei cambi è prontissimo Ilya Tietisnik per la medesima contromossa. A panchine invertite, fa 1 su 2 Savoca. 58-57. Fuori Russo, dentro Ilya Tietisnik. Ultimi 18 secondi e palla in nero arancio. Attenzione alle bocche di fuoco di coach Carini, come per esempio Maximovic e Ilya Tietisnik. Gioca col cronometro Mateja. Playmaker serbo, supera la metà campo, serve proprio l'ucraino. 10 secondi adesso, a caccia del buzzer Reggio Calabria. Mavric, finta, bomba, non va Emin, ha provato. Nel frattempo recupera il pallone Savoca. Attenzione, Marco Laganà da centrocampo, sfiora il buzzer beater Marco Laganà. Andiamo in pausa per qualche secondo. Giovanni Cessella ha qualcosina di dagli arbitri, tra pochissimo. Notizia, innanzitutto ringrazio tutti gli sponsor, My Energy in testa, il May sponsor, anche questa sera presentissimo grazie ad Antonio Praticò, e le novità sono tantissime in chiave di sponsorship. Vi anticipo che la struttura comunicazione con Rossello Slenghi, sottoscritto e Fortunato Serrano, specialmente Fortunato, potranno finalmente vestirsi come si deve grazie al nuovo top sponsor, perché intravedo nuovi cartelloni, nuovi banner, come dicono quelli bravi al Palacalafiore, quindi saremo vestiti benissimo, anche il nostro Fortunato Serrano, mi raccomando alla taglia. Vi dico soltanto una cosa, Daniele e Giovanni, e non vi dico altro, poi il resto se ne occuperà la cara Rossella, che si occupa della parte istituzionale e della comunicazione del club. Un grande abbraccio a Rossella e grazie per tutto quello che fai per tutti noi. 58-57, ultimi 10 minuti. Tietisnik, Maximovic, Mavric, Cessel e Aguzzoli per Reggio Calabria. Aspettiamo il quintetto di Piazza Armerina, che ritarda, tant'è che un tifoso va dietro la panchina e dice: come, ragazzi, ma ci muoviamo, insomma, è tutto bellissimo. Ho visto proprio la scena. Nel frattempo ritorna in campo la formazione di coach Diamante. Giampieri, Savoca, in Cremona, Musikic e Scherbischis. Parte dalla panchina Marco Laganà. Si può ripartire. Quarto periodo iniziato adesso. Aguzzoli, 58 Reggio Calabria, 57 Piazza Armerina. Subito un fallo. Fallo alla retroguardia della Siaz. Questa è una sfida veramente tostissima. Come detto nell'anteprima, Piazza Armerina è una squadra costruita assolutamente per budget e per tutto, per provare a vincere questo torneo, e sta dimostrando, insomma, di essere una formazione che ha queste potenzialità. Attacca Reggio Calabria.
bisogna ripetere la battuta, l'arbitro chiarisce qualcosa con Aguzzoli. 9.55 sul cronometro. Adesso Mavric va a parlottare con l'arbitro e con Saboka. Maximovic alla battuta. Siamo prontissimi. Le trombette di casa Buffon si fanno sentire. Attaccare gioca Calabria. Tirtišnik. Mavric va a portare il blocco. Non c'è pick and roll. Fine dentro la ruspa. Passa la palla a Giovanni Cessel. Bravissimo. Non è una schiacciata, ma sono due punti preziosissimi. Bravo Giovanni. 60-57. 9.38 da giocare. Giampieri, non c'è lo step back. Torna indietro. Blocco di Cherbiskis. Non c'è neanche il pick and roll. Attacca Saboka. Saboka per Piazza Almerina contro scarico per Music. Palleggia, va dentro. Scarico complicatissimo. E la morsa, la recupera. La gabbia, nero arancio. Aguzzoli, gioca dall'altra parte. 3 contro 2. Aguzzoli fino in fondo. L'arbitro non fischia. Sarà rimessa per Aguzzoli. Vi ricordo, giorno 13, Natale nero arancio, siete tutti invitati per una causa più che benefica. Trovate tutte le informazioni sul sito della Pallacanestro Viola. Attacca Ilja Tirtišnik. Dobbiamo andare a aiutare i ragazzi al left center, ragazzi che ne hanno bisogno. Ilja! La schiacciata! Probabilmente sporca, ma sicuramente bellissima. Attacca Giampieri fino in fondo, porta tutti a scuola, grandissimo canestro con maestria. Salutiamo anche Paolo, post più brevi Paolo, è troppo lungo, non riesco a leggerlo tutto, devo seguire la partita. Ci siamo. Salutiamo Alberto Ginezza, sì, salutiamo Alberto, attacca Aguzzoli. Fino in fondo, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, Aguzzoli ci mette una mano che finisce dalle mani prontissime di Vasile Musicic. 8.32, che partitone ragazzi. Saboka contro Aguzzoli. Saboka va dentro, resiste al contatto, finta contro scarico Musicic, finta, va dentro, bravissimo Musicic. Applausi per Vasile. 62-61. Nel frattempo palla persa, la recupera Piazza Armerina, più uno. Arrivano gli applausi di incoraggiamento del numerosissimo Bubu e Fala Calafiore, indubbiamente più di 1200 questa sera. Servirebbe un computo, attacca Giampieri, una vostraia fino in fondo, c'è Cessel, cade per terra, inciampa, speriamo non sia nulla di grave, sono gli incidenti più brutti questi qui, speriamo non sia nulla di grave per Giampieri, ha preso una botta al ginocchio secondo me, ha provato l'Eurostep ed è inciampato, per fortuna si è rialzato. La partita ovviamente non merita di perdere un protagonista del genere. E il pubblico a mio avviso dovrebbe tributare un grande applauso per Giampieri, che era reduce una bellissima federazione qualche istante fa. 62-61 a favore della Pallacanestro Viola contro Piazza Armerina quando mancano 7 minuti e 56. Piccola interruzione, arriva Giovanni Calafiore che alla sua 56esima stagione nello staff medico della Pallacanestro Viola e della Viola Reggio Calabria in generale va a dar manforte insieme all'emergente professore Calabro. Applausi per Giampieri che si rialza, un gran bel giocatore, tra parentesi, che tutte le squadre vorrebbero avere nel roster. Nuovamente lapsus dello speaker che fa divertire tutto il pubblico, perché rientra Luca Laganà a suo avviso. Luca tra qualche minutino sarà in diretta su Reggio Canestro con la canotta e l'ADR in VR Pallacanestro Marzala. Nel frattempo Marco giustamente va dallo speaker a dire: vedi che io sarei Marco, sarei il secondo genito, ma questo è un dettaglio. Si può ripartire mentre Matteo gioca a Livorno. Attacca Maximovic. Fallo abbastanza evidente, botta su Maximovic. Fallo di Paolo Rotondo che chiede scusa. 7.45 da giocare. Marco nella sua mente dirà: ma proprio qui mi devo sbagliare il nome e cognome, che è casa mia. È tutto fantastico. Rimessa in zona offensiva per il nero arancio con Maximovic che serve a Guzzoli. Ora per Ilja Tirtišnik. Ilja in palleggio contro Marco Laganà, i due re di questa sfida. Passaggio per Mavric, con la bomba Emin, non va il siluro. Rotondo fa buona guardia con esperienza. 7.30 da giocare. Attacca Piazza Armerina a caccia del contro, sorpasso Marco Laganà, isolation per Marco, va dall'altra parte fino in fondo. Comodi, comodi, due punti per Marco Laganà. 6-2, 6-3, vantaggio Piazza Armerina, gara equilibratissima. Lo sapevamo, attacca Guzzoli.
scarico per Mateja Maksimović, 1-2-1 contro Saboka, chiede palla di Tisnik. Maksimović, bomba forzatissima, non va su ferro, vola, Timi Guzzoli, ne fa saltare due, subisce il fallo. Bravissima Guzzoli con esperienza, compagno di squadra di giovanili di Alfonso Zampogna, e mando un grande abbraccio ad Alfonso. Pronto un cambio, bravissimo Federico Cigarini che rimanda in campo Omar Zec, fuori Giovanni Cessel, applausi per Giovanni, autore del primo canestro dal campo. Qualche istante fa il lunetta Timmy Aguzzoli per due tiri liberi, 6.59 sul cronometro, in vantaggio Piazza Armerina. Silenzio religioso al Pala Calafiore. Segna il primo, 63 pari. Salutiamo anche coach Alessio Marrari direttamente da Novara. Ancora il lunetta Aguzzoli, fa 2 su 2. Estrema pulizia tecnica nella sua esecuzione, si può ripartire. Giovanni Occhi Pinti in regia, il cervello di questa squadra, passa la palla al braccio armato Marco Laganà, 1-2-1, arresto, scarico per Rotondo, forse passi sull'arresto, realizza Paolo Rotondo, contro sorpasso, 64 a 65, 6.40 da giocare, può contrattaccare Reggio Calabria. Maksimović, Mateja per Mavric, c'è il ribaltamento, no, c'è il passaggio per Aguzzoli, non c'è il jumper, passaggio per Mavric da 2, Emen Mavric, controtempo, controsenso, ma soltanto retiro. Bravissimo Emin, attacca Musicic, 1-2-1 contro tutti, subisce fallo Musicic, c'è la pedina che non ti aspetti, in teoria dovrebbe essere un lungo ma parte in palleggio come una guardia. Ottimi fondamentali passati anche dalla cantera giallorossa di Catanzaro, più uno per Reggio Calabria, il lunetta nuovamente per ritornare in vantaggio, la Siaz di Piazza Armerina di coach Diamante, due tiri liberi per numero 44 Vasile Musicic. Segna il primo, abitué nella top 10 di Reggio Canestro, grazie alle sue monster dunk. Ancora lunetta, Vasile Musicic segna anche il secondo, contro sorpasso effettuato per Piazza Armerina, può ripartire Reggio Calabria. Maksimović per Tirtisnik, ora Guzzoli, finta di passaggio, serve Sec, ribaltamento per Tirtisnik, fallo alla difesa, fallo di Saboka se non ho visto male, vediamo che fallo è per Saboka. Fallo di Saboka, è il quarto fallo di Saboka. Nel frattempo mi dicono alla regia che qualcuno è andato a minacciare via WhatsApp lo speaker Gianni Tripodi, per specificare che quello lì è Marco e non è Luca. Si può ripartire, attacca Mavric, se la va a prendere Mateja, riflette, va dentro, c'è lo scarico intelligente per Ilja Tirtisnik. Ilja Tirtisnik sull'asse, Serbia Ucraina, artiglieria pesante, Massimo Iccu, Tirtisnik, e 3 punti importantissimi. La gara in risposta Marco, 69 pari, che partitone amici sportivi, ha ragione Giovanni. Attacca Tirtisnik, Tirtisnik per Aguzzoli, sul cubo dei cambi c'è nuovamente Giampieri, Aguzzoli, fade away, realizza Timmy Aguzzoli, non perdona, nuovo vantaggio Reggio Calabria che è partitissima. Ancora Marco Laganà, 3 point, no, non scarico, non se ne accorge Rotondo, palla in out, spreca Piazza Armerina, c'è il time out chiamato da coach Diamante. Ragazzi, io vi saluto tutti, è veramente uno spettacolo bellissimo, ma che bella avete da fare da casa, venite qui che è molto più bella ragazzi, pubblico da sogno al Pala Calafiore come potete vedere, praticamente tanta gente. Piccola parentesi, un grande abbraccio a Claudio Todoro che è venuto nell'intervallo con tutti i ragazzi della Pallacanestro Vibo, una delle realtà positive del basket di Calabria. Vibo che dopo tantissimi anni di pallavolo di altissimo livello respira finalmente anche aria di pallacanestro, seppur giovanile. E ovviamente la piccola trasferta dei ragazzi di Vibo qui a Reggio è qualcosa di straordinario. Piccola pausa per noi.
Allora ragazzi, il telecronista è brutto, sporco e cattivo. La partita da casa si interrompe, l'audio non va, non è vero per fortuna. Dalla prossima venire al palazzetto, che penso sia la cosa migliore. E ci siamo, si ritorna per la fase finale di questa sfida. Emozioni a raffica, Federico Cicarini sceglie Sec, Maximovic, Tirtisnik, Mavric e Aguzzoli. Dalla panchina Giovanni Cessel chiama tutti a raccolta, serve il pubblico adesso. Dall'altra parte, Piazza Armerina, collasso, Marco Laganà, giovane occhi pinti, Giampieri, Musichic e Paolo Rotondo. Salutiamo anche Alessio, tifoso del Piazza Armerina, e complimenti a te per la grande e bella squadra che avete questa sera. Sinceramente non me ne voglia di nessuno, è la più bella squadra che abbiamo visto fino al momento, una squadra quadratissima, e la svolta richiesta dalla dirigenza con la firma del professore Marchesano, secondo me si vede, perché è una squadra bella tosta. Io devo dire che ho visto quasi tutte le partite della Siaz e vedo un altro piglio. Si può ripartire, 5 minuti 8 secondi. Attacca Guzzoli, ora per Zec. Va dentro Omar, scarico per Emin Mavric, riflette Emin, prova la bomba, non va a rimbalzo, c'è Vasile Musichic. Può ripartire la Siaz, Giovannino Chipinti, c'è un contatto, non fischia l'arbitro. Mamma mia! Non è la pallavolo, non è Simona Gioli, non è la Medinex, è il signor Emin Mavric, che ha studiato grazie alla ragazza, che è una grandissima gloria della pallavolo. Niente accade per caso, applausi a Emin. Mamma mia che stoppata ragazzi, questa ce la riguardiamo alla top 10. Marco Laganà, stoppata di Aguzzoli, fischia l'arbitro, un fallo prima. Mamma mia che stoppata, mi devo ancora riprendere ragazzi, non ho più l'età per certe cose. 4 minuti e 38, 71 a 69. È chiaro che, se la vogliamo dire tutta, sì, quelle di Garrett erano molto meglio, eh? Io avevo pure 12 anni ragazzi, ce l'ho 43, sono pur sempre emozioni. Attacca Piazza Armerina, attacca la Siaz, Giovannino Chipinti per Rotondo, alto basso per Vasile Musichic, va dentro e segna. Parità, concretezza al potere per i ragazzi di Coach Diamante. Dall'altra parte attacca Reggio Calabria, Mavric per Ilja Tirtisnik, pick and roll, Mavric, tiro morbido, troppo morbido, ma si arrampica come l'uomo ragno. 73 a 71. Dall'altra parte, a proposito di supereroi, c'è Marco Laganà, che è un Batman tatuato sul braccio, è pronto a colpire. 4 minuti 8 secondi, attacca Giampieri, scarico per Vasile Musichic, partenza, scarico ancora Occhipinti, extra pass, Giampieri da 3, non perdona Giampieri, contro sorpasso, partita pazzesca al Palacalafiore. 7-3, 7-4, emozioni su emozioni. Attacca Timmy Aguzzoli, passa la palla a Mavric, si dimena Coach Diamante dalla panchina. Tirtisnik riflette, scarico per Maximovic, fa saltare l'avversario, contro scarico, extra pass anche dall'altra parte, palla nel pitturato, Sec potrebbe passarla ancora, Aguzzoli, jumper, mamma mia, Timmy Aguzzoli, 7-6, 7-3, è una delle partite più belle negli ultimi anni, secondo me. Ancora Giampieri, contro sorpasso, 7-6, 7-7, meritano entrambi di vincerla ragazzi, entrambi. Attacca Maximovic per Zec, riflette, tiro, col suo tiro atipico non va. Aguzzoli combatte, la recupera la Siaz. Si può ripartire, un caro abbraccio al mio amico Giulio, amico di tantissimi canestri a gambare di quando eravamo ragazzi. Attacca la Siaz, Marco Laganà, c'è un contatto, non va Marco, a rimbalzo c'è Matteo Maximovic, a testa alta, fuori dalla mischia, prova ad andare dentro, c'è un contatto, fino in fondo, scarico complicato, Rotondo, ingenuità per lui, la palla gli scivola alle mani, neanche se fosse Paolo Orlandoni ai tempi della regina in Serie A quando giocava Callon. 2 minuti e 41, 7-6 a 7-7, e sarà rimessa per Reggio Calabria, 2:41 a giocare. Sistemiamo il nostro display a scanso di equivoci. Alla rimessa Mateja Maximovic dalla Serbia, dal centro della Serbia, è arrivato direttamente in macchina appena ha saputo della firma per la pallacanestro viola. Non c'erano voli disponibili, ha preso l'auto ed è partito, e si vede giornalmente la sua voglia di fare l'ottima pallacanestro. Attacca Reggio Calabria, Guzzoli,
scarico per Emin Mavric. Emin riflette, passa la palla a Maksimovic. Maksimovic slalom, subisce il fallo di Paolo Rotondo. Finale pazzesco, ragazzi, finale pazzesco. Paolo Caruso a Zarare Sissi. Questa è una partita non adatta ai deboli di cuore. Si alza il coro, viola viola qui al Palacalafiore. Il Lunetta, Mateja Maksimovic, con le sue scarpette gialle, indossa le Kerry. Silenzio religioso al Palacalafiore. Realizza il primo, 77 pari, parità qui, 2.31 da giocare. Ancora Lunetta, Mateja Maksimovic. Realizza, 7-8, 7-7, fa 2 su 2 Mateja, ottavo punto per lui, 2 minuti e 30, riparte Piazza Armerina, finale incandescente. Marco Laganà, passa la palla sull'esterno, Chipinti, non va, secco, la sporca, il 3, Mavic, per tutti, che va dall'altra parte, 1-1 contro Laganà, e Luanda, il sotto la platea, 80-77, vince anche la sfida nella sfida contro la Laganà, 3 punti di vantaggio, la Laganà parlotta con l'arbitro, si alza il coro viola viola, è una bolgia il sentinele, una bolgia, sarà tiro libero aggiuntivo per Tittisnik, probabilmente dopo il time out, e fa bene a chiamarlo coach Diamante, perché in questo momento se non lo chiami, qui vola veramente tutto e si colora tutto di nero arancio. Andiamo in pausa per qualche secondo. Ci siamo prontissimi. C'è il mio amico Gianluca qui accanto a me che insomma non ce la fa più, è una partita veramente palpitante dove rimanere incollati alla sedia è veramente cosa problematica. Una delle più belle partite degli ultimi anni indubbiamente. Un saluto a tutti voi che ci scrivete in fanpage, scriveteci da dove state seguendo questa sfida. Va bene la città, va bene il rione, va bene la stanza da pranzo, stanza da letto, anche il bagno va bene. Saluto il mio amico Pietro Paolo Pizzi direttamente da Archi, il più grande tiratore che abbia mai visto ai campetti, e si può rientrare. Scherbischis, Rotondo, Giovanni Occhipitti, Marco Laganà e Giampieri per il coach Diamante. Dall'altra parte Reggio Calabria con Maksimovic, Sec, Aguzzoli, Mavric e ovviamente il numero 34 Ilja Tirtišnik. Salutiamo Silvio il ritorno da Canicattì, salutiamo Roberto da Cefalù. Realizza e lo completa Ilja. Quanto è bella Cefalù e spero che possa tornare al basket. Va a fare tempo, la recupera Maksimovic per Ilja ancora! Il ciclone nero arancio, più 6 in un amen. Tirtišnik non perdona, zona 2-3 per Federico Cicalini. Qualche tiro che Massimo in sopra, Marco Laganà, dovranno buttarla con un tiro, Cerbischis, blocchi tenti, ancora Marco, prova la bomba, posizione centrale, non va, Sec vola, la strappa, Oma, Sec, sembrava un cono ai tempi del Camerun, subisce anche il fallo, 1.42, sulle mani per la palla canestro viola, sulle mani per Omar Sec, 83-77, si alza il coro, viola, viola. Saluto Stefano da Southampton, grazie mille di tutto Stefano, grazie mille. Il Lunetta, Omar Zek per 2 tiri liberi, realizza. Secondo tiro libero per Omar Zek, 84-77, 1 minuto e 42 da giocare. Vai al secondo, rimbalzo su Marco Laganà. Si può ripartire. Va a prendere Marco. Laganà contro Tirtišnik.
purtroppo sono in fondo a scarico perché tu sei tra due, non tu, non va, c'è il Bischi, chiedo scusa, ho un lapsus ragazzi, ma Ilja Tirtichnik purtroppo sta entrando nella mia mente, ci ho messo troppo tempo per capire realmente come si chiamava. Attacca Sec, 1 minuto e 17, Mavric per Tirtichnik, ora sì, bello il passaggio per Mavric, fino in fondo, pick and roll, 86-77, ciclonissimo nell'orancio, 1 e 6 da giocare, attacca Piazza Armerina, la canna per Giampieri, ribaltamento del Cebischi da 3, non va Raidis, a rimbalzo c'è Reggio Calabria, la strappa a Guzzoli, 56-52 secondi al termine. Massimo gioca un cronometro, la gente si alza in piedi, tutti in piedi a fare la Viola, il coro di Viola, Viola. Maximovic, c'è il blocco di Mavric, 40 secondi, fallo in attacco di Emin Mavric. Come diceva Corrado, al pranzo è servito, non finisce qui. 86-77, chiama timeout Federico Cicarini furbescamente e fa anche bene. Ragazzi, mai dire mai, Piazza Armerina ha nelle corde i giocatori giusti per rimettere in sesto una partita di questo calibro. I secondi a giocare sono 38, come potete vedere dalla grafica, 86 pallacanestro Viola, 77 Piazza Armerina. Abbiamo visto di peggio in carriera, quindi vediamo un attimino cosa accadrà. E chiaramente l'artiglieria pesante di Piazza Armerina è realmente sontuosa, da Marco Laganà a Cerbischis. Ovviamente andiamo in pausa per qualche secondo e tra pochissimo. Rimanete incollati, non finisce qui, ci siamo, ritornano in campo le due squadre, 8-6 Reggio Calabria, la palla canestro Viola, 77 Piazza Armerina, il pubblico accoglie così i gladiatori nero-arancio, Federico Cicarini sta per firmare una nuova e clamorosa impresa, ma manca ancora un piccolo step, gli ultimi 38 secondi, palla alla Siaz, Piazza Armerina, palla a Giampieri. Attenzione anche a lui, ovviamente in chiave di three pointer. Se la va a prendere Occhipinti, Giovanni Occhipinti riflette, Cerbischi vorrebbe il pallone, eccolo, non tira. Passa la palla a Giampieri, eccolo, la tripla di Giampieri. Non va! Fallo a rimbalzo, vediamo di chi è il fallo. Fallo di Marco Laganà. Sì, e a questo punto, dopo il quinto fallo di Marco Laganà, probabilmente possiamo iniziare a metterci tutti con i baffi, finti o veri che siano, e siamo vicinissimi a una nuova firma dei bambini con barba, baffi e capelli di Federico Cicarini, in lunetta, Timmy Aguzzoli. La sacra atmosfera del Pallacalafiore, come la raccontavano nel pregare gli amici di Piazza Armerina, commenta il primo tiro libero realizzato da Timmy Aguzzoli, 87-77, ultimi 26 secondi. Aguzzoli ancora in lunetta, fa 2 su 2 Timmy, irraggiungibili, mi assumo totalmente la responsabilità di quello che sto dicendo. 21 secondi, Giovanni Occhipinti si gioca anche per un'eventuale differenza canestri, Occhipinti per Musicic, titoli di coda che stanno arrivando, Music va dentro, tira da 2 e realizza, 79esimo punto Piazza Armerina, 8 secondi, Omar Sef fa tutto il campo fino in fondo, passaggio per Aguzzoli, viene provato a tirare, c'è la differenza canestri, tira Timmy, non tira, la addormenta, vince la palla canestro Viola, una delle più belle partite degli ultimi anni, onore all'avversario, la Siaz Piazza Armerina, formazione in salute, ma al pala Calafiore non si passa. Federico Cicarini si conferma ancora una volta allenatore rivelazione di questo torneo e firma realmente un'impresa galattica, tecnica e tattica, limitando gli avversari. Il successo è per i Nero Arancio che vincono 88-79. Non siamo in grado di fornirvi le statistiche perché FIPSAZ non funziona, speriamo si possa risolvere quanto prima.
Bello l'abbraccio da Marco Laganà e Carmelo Laganà, omonimi, non parenti, il presidente della Pallacanestro Viola e il giocatore del Piazza Armerina, clima di estrema sportività tra le due squadre che si danno il 5, idem i due arbitri, è stata veramente una grande festa del basket. Questi sono i ragazzi nero arancio, i meritevoli bambini coi baffi che non si fermano più, ragazzi. E ancora una vittoria, ovviamente adesso aspettiamo i risultati degli altri campi, aspettiamo di capire cosa sta succedendo a Barcellona. Un caro abbraccio a tutti, non siamo una corazzata, siamo una squadra dei bambini con i baffi che continua a stupire. Le stellette la davano sesta, siamo primi o poco ci manca, ma tocca navigare con la giusta umiltà, quella che i ragazzi Federico Cigarini ci stanno mettendo giornata dopo giornata. Da Giovanni Mafrici è veramente tutto. Io ci risentiremo per le gare di Serie C che partiranno tra pochissimo. Un caro abbraccio, un caro saluto e alla prossima.